E dunque ribadiamo che questa figura, appunto la risorsa etnica così definita, non è molto chiaro se a bordo di questo aereo che è fuoriuscito di pista 2 giorni fa ci fosse stata o meno. All'interno di questo aeroplano, mi risulta sempre dalle mie fonti, che era stato imbarcato dell'equipaggio cosiddetto in Masgò, ovvero delle persone che avevano terminato, dei piloti e degli assistenti di volo che avevano terminato la loro tratta a Pisa e stavano tornando, quindi imbarcati come passeggeri semplici, a bordo di questo aereo, e risulta che sono stati proprio loro ad agevolare la fuoriuscita dei passeggeri nelle fasi più concitate. E per fortuna che c'ero. Esatto, perché adesso non vorrei beccarmi una denuncia, ma limitiamoci a questo. Fatti beccare la denuncia, poi andremo no, a vedere. No, perché sembra che praticamente la povera hostess rumena avesse riportato appunto lesioni tali per cui non le sarebbe stato possibile agevolare l'uscita dei passeggeri. E a questo punto concludiamo un attimo questo cappello, sempre riguardo all'immagine così estetica e tutto quanto. Questi aerei qui non sono neanche dell'Alitalia, sono di questa Carpatair e sono stati pitturati con i colori di Alitalia. Ecco perché nottetempo, ecco qui, nottetempo, cioè questo è l'incidente che è occorso alle 21 passate di sabato sera, e questo è come appariva l'aereo immediatamente il mattino seguente. Quindi il magistrato ha fatto le corse contro il tempo per autorizzare dei poveri disgraziati che hanno lavorato di notte per scartavetrare l'aeroplano. Allora, questa cosa è molto importante perché è una mentalità da ladro di polli, proprio da bambini, idiota. Il quale bambino idiota, per andare a prendere la marmellata, fa cadere il barattolo, poi cerca di nascondere alla mamma il vetro rotto. Qui ci troviamo in questa situazione. Questi sfruttatori, questi mascalzoni, questi schiavisti fanno ste cose a carico del popolo italiano, che li dovrebbe impiccare tutti quanti, lo dico con la massima tranquillità, impiccarli. Avrei detto, sarebbe bellissimo. Una volta i romani si facevano rispettare perché un momento qualcuno rompeva i coglioni e gli toglievano la voglia di farlo. Ma adesso, adesso voglio aizzare questo fuoco, poiché, e qui adesso arriviamo un attimino alla fase tecnica, e qui si porta avanti l'idea, l'ipotesi, secondo cui questo aereo sarebbe caduto non per inesperienza dei piloti, ma per l'eccessivo vento. Attenzione! Molta attenzione, tutti gli aeromobili sono certificati per un certo tipo di esercizio. Esattamente. Quindi ogni aeromobile, prima di mettere le ruote al suolo, ok, deve, ogni aeromobile, diciamo ogni comandante, deve richiedere alla torre di controllo quali sono le condizioni al suolo della pista. La torre di controllo comunica, dice guarda c'è tot vento, c'è tot pioggia, eccetera eccetera, e in base a questo il comandante non fa altro che ricordare qual è il limite portato da questa macchina e decide se procedere o meno all'atterraggio. E quindi la teoria che si vuole portare avanti sui giornali, ovviamente, guarda caso, tutti tra la cordata di questi grandi, ci sono tutti quanti i grandi sottoscrittori di giornale, e quindi stanno cercando di manipolare l'opinione pubblica. Invece attenzione, perché un aereo non è che scende dove cazzo gli pare, mi è partita una parolaccia e chiedo scusa, gli aerei debbono atterrare secondo determinati parametri, perché non sono macchine che possono essere parcheggiate ovunque, ci hanno bisogno di questo, e quindi possibile che la torre abbia detto sì, scendi, o comunque che abbia addirittura mentito sull'intensità del volo. Se la voglio prendere sui torristi. Brevissimo. Quindi il personale di torre ha soltanto detto guardate l'intensità è questa e l'aereo era certificato per scendere a quella intensità. Se è uscito fuori pista l'errore è di chi l'ha pilotato. È naturale. Parte seconda dice che forse è probabilmente diciamo un cedimento strutturale del carrello. Beh, posso capire se stessimo parlando di un DC-3, dici sai, il DC-3 è un progetto degli anni 30, 40, quindi c'ha quasi 100 anni, è uscito, si è scassato tutto. No, questi aerei sono di recente fabbricazione, a meno che non dai una toccata di quelle pazzesche, il carrello comunque è progettato proprio per tenere, anche in condizioni, ripetiamolo, di vento. Noi sappiamo quanto sia
importante l'incidenza nel vento proprio nella forza di atterraggio. Ma è ovvio. Hai capito? È la cosa più importante. Ma io stesso, quando ho fatto il brevetto, tanti anni quando cominciavo a volare con gli aerei, quelli a elica, chiaramente il vento è la prima cosa che devi esattamente, tanto tenere devi mettere comunque contro vento. Cioè, vento è fru, buonanotte, dai motore e vai. La cosa importante, e qui concludiamo il nostro terzo intervento su, su questa parentesi che chiama appunto in causa lo sfacelo di Alitalia, è l'assicurazione. Attenzione, le assicurazioni sono necessarie a tutte le compagnie che sono abilitate a solcare i cieli europei. Purtuttavia, e questo ancora non sono riuscito a capirlo, ma lo capiranno presto le vittime di questo, che stavano a bordo di questo aereo, l'assicurazione, se è della Carpat Air o dell'Alitalia, poiché, anzi Alitalia, ripeto, CAI, bel giochetto. Se è di CAI, allora qualche soldino forse lo vedranno, perché se è della Carpat Air, non vedo manco la lira. Signori cari, fate la fine di quei poveracci del TC9, appunto, li vedrete tra 30 anni. Esattamente. Allora, l'unico invito, prendetevela con Colaninno, i suoi figli e tutta quella cordata di assassini e delinquenti legati a filo doppio con i partiti di questa società del cazzo e cercate di strozzarli, hai capito? E recatevi nella loro casa e strozzate. Quando leggete i quotidiani, quando leggete le relazioni e quando sentite qualche esperto parlare, prestate la massima attenzione, poiché gli aerei, ripeto, non atterrano così dove decidono di atterrare. Appunto. Devono essere pilotati secondo dei protocolli ben precisi, delle checklist e via discorrendo. Non si può prendere per buona l'ipotesi che un pilota sia uscito fuori pista, un aereo sia uscito per un errore del pilota. Non esiste, i piloti sanno benissimo quello che fanno. È naturale. Punto. E questo basta. Mi ricorda appunto i vari aerei dell'11 settembre. Che non si sa dove siano partiti, non si sa dove sono arrivati e non si sa non dove si abbiano fatto scalo nel frattempo, dal decollo allo schianto sulle torri. Esattamente, diciamo, chiamiamolo schianto. Benissimo.